dirvi questo, è una lotta iniziata con voi 4-5 anni fa, con i primi videi, queste 350.000 firme. Ora io vorrei capire una cosa, scusa, neanche Pinochet, neanche Franco, neanche loro avrebbero agito così, neanche loro avrebbero, avrebbero nascosto 350.000 firme di 350.000. Sono già pronti al passaggio. E il passaggio chi è pronto? A questa riserva, sono lì in riserva. Sono i banchieri. I banchieri e i finti industriali. E lasciamo il paese ai banchieri. Cazzo, abbiamo avuto due presidenti del Consiglio che erano banchieri. Chi vogliamo lasciare il paese a Draghi? Al paese a Monti, a Monti e Draghi. Chi sono? Dove hanno vissuto fino adesso? Si sono accorti adesso? Il presidente della Bocconi, la più grande università economica d'Europa, si accorge, andato in televisione a dire, cazzo, c'è un po' di crisi, c'è la crisi, ma dove hai vissuto? Su Saturno? C'è elettorale adesso, tutti quelli che sono stati eletti con quella legge lì. Ha visto anche il vecchio presidente bolognese, presidente del Consiglio, Prodi, andare a votare contro questa legge e ha detto che è una legge malvagia e antidemocratica. Cazzo, è stato 2 anni e mezzo al governo, 2 anni e mezzo presidente del Consiglio. Non l'ha mai nominata questa legge elettorale, mai nominata. Andiamo. Allora cosa mi tocca fare a 63 anni? Allora, andiamo in fila per uno. Seri, perfetti, senza disturbare, seri, perfetti e decisi, devono capire che non hanno di fronte della gente che vuol far casino e basta, hanno di fronte dei cittadini consapevoli di riprendersi la politica di questo paese. Grazie a tutti e andiamo.
pronto.